Allora, la città ha dimostrato di essere molto generosa, i Rotary in particolare hanno messo a disposizione dei finanziamenti che hanno raccolto tra i loro associati per delle borse di studio in favore dei minori, che sappiamo benissimo essere una categoria molto colpita dalla tragedia di Ponte Morandi, perché di fatto abbiamo 11 minori orfani, alcuni in situazioni di grande difficoltà. Quindi insieme ai Rotary abbiamo costruito questa iniziativa di solidarietà che consentirà a questi ragazzi di avere una certa dotazione finanziaria per affrontare il futuro, gli studi, in una condizione di maggiore serenità. Si può tracciare un bilancio della generosità dei genovesi e degli italiani, e anche si era parlato di percentuali di suddivisione sui fondi che erano arrivati al comune, possiamo fare un po' il quadro? Siamo estremamente soddisfatti perché ad oggi noi abbiamo raccolto quasi 1.300.000 euro, e insieme al comitato che ho voluto costituire perché ci fosse assoluta trasparenza nella distribuzione di queste somme, composto dall'ex presidente del Tribunale Viazzi, della Corte dei Conti Boggetti e il dottor Avà, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, abbiamo definito i criteri di ripartizione di queste risorse, e ben il 45% è destinato ai parenti delle vittime, nei confronti dei quali il Comune ha assunto già tutta una serie di iniziative di vicinanza e di solidarietà. Il 35% è destinato invece alle persone che hanno perso la loro casa, il 20% lavoratori licenziati che hanno cessato l'attività per effetto del crollo e piccolo commercio. Quindi ci stiamo proprio accingendo in questi giorni a distribuire queste risorse. C'è ancora qualche esigenza che resta scoperta? Lasciamo da parte ovviamente gli abitanti ai confini della zona rossa. Ma al momento direi che tutte le esigenze sono prese in considerazione. C'è certamente bisogno di risorse, questo sì, motivo per cui insomma auspico che questa generosità dei genovesi possa ancora proseguire, perché comunque l'amministrazione è chiamata a sopperire tantissime necessità, per cui i prossimi mesi certamente ci richiederanno molte risorse finanziarie.